Ciao, come stai? Spero tu stia molto bene. In questo video parlerò come si calcola il peso ideale. Peso e benessere vanno a braccetto. Per questo motivo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, fornisce uno strumento utile per calcolare il peso ideale usando l'IMC, l'indice di massa corporea. Ovvero il rapporto ideale tra peso e altezza. E tu sai come si calcola? Sapere da dove si parte è infatti utile per capire dove si vuole andare. Con questo strumento potrai scoprire a quale categoria appartiene il tuo peso. Come calcolare il tuo peso ideale? In ogni momento potrai essere in grado di calcolare l'IMC, basta usare la seguente formula. Peso in kg, altezza al quadrato. In m, peso in chilogrammi diviso altezza al quadrato. Successivamente descriverò ciascuno dei risultati sotto peso. Se sei arrivato a questa casella, niente paura, si tratta semplicemente di dare una regolata all'alimentazione. Consulta uno specialista che saprà indicarti come integrare gli alimenti giusti nella vita quotidiana. Peso normale. È un range salutare, significa che sei capace di seguire un'alimentazione varia ed equilibrata e di associarla a un'attività fisica quotidiana. Continua così, sovrappeso. Secondo questi parametri, il tuo IMC si trova in una categoria di sovrappeso leggero di tipo IOI parentesi chiusa. Non allarmarti, capita a tutti di ritrovarsi con un po' di grasso in più nel giro vita o sull'addome. Sei vicino alla prova costume e vuoi prendere il toro per le corna. Inizia a farti un esame di coscienza e capire se la tua alimentazione è varia e sana. Incrementa il consumo di cereali integrali. Frutta, verdure, ortaggi e limita l'uso dei grassi, soprattutto quelli saturi e degli zuccheri. Cucina in modo diverso, usando vapore, forno. Griglia o microonde ed evita i cibi fritti e in intingolo, senza dimenticare di praticare sport e muoverti regolarmente. Se, invece, stai pensando a una dieta più rigorosa, rivolgiti a un dietologo nutrizionista. Obesità. Il tuo IMC indica che ti trovi in una situazione di obesità di tipo I, secondo, terzo o severa e di tipo IV o estrema. Vogliamo ricordarti che, secondo l'OMS, la diminuzione del peso si associa alla riduzione dei rischi cardiovascolari. Rivolgiti a uno specialista per studiare insieme un percorso utile a riportarlo su dei parametri più equilibrati, potrebbe essere la soluzione ideale. Ulteriori informazioni sul peso ideale. Quante calorie per raggiungere il peso forma? Per raggiungere e mantenere sotto controllo il peso forma è molto importante monitorare l'assunzione calorica. Per farlo è necessario innanzitutto stimare il fabbisogno calorico quotidiano in relazione al tipo di lavoro svolto, all'età ed al livello di attività fisica. Il fabbisogno energetico quotidiano rappresenta con buona approssimazione la quantità giornaliera di calorie che consente di raggiungere gradualmente il peso forma. Se il peso attuale è superiore, dieta ipocalorica dimagrante. Consente di raggiungere gradualmente il peso forma. Se il peso attuale è inferiore, dieta blandamente ipercalorica ricostituente. Il peso ideale per la donna, più grasso, meno energia. L'organismo femminile, essendo dotato di una maggiore percentuale di grasso rispetto a quello maschile, ha un fabbisogno energetico inferiore, pari quasi a meno 10%. Per questo motivo, bastano 2000 calorie al giorno perché l'ago delle bilance resti stabile sul suo peso ideale. Sarà importante valutare, inoltre, l'età e le abitudini di vita. Quali la pratica di uno sport o il livello di attività fisica. Il peso ideale per l'uomo. Più muscoli, più energia. I parametri su cui ci si basa per calcolare il peso ideale per un uomo non sono gli stessi che per una donna. Essendo gli uomini più muscolosi, le loro necessità energetiche sono superiori. 2500 è l'ammontare di calorie giornaliere che permettono a un uomo di mantenere il suo peso ideale.
In questo calcolo contano anche altri fattori, come l'età e l'attività fisica. Ora ti piacerebbe conoscere e applicare il metodo che mi ha aiutato ad eliminare il grasso addominale in un modo naturale ed efficace? Se la tua risposta è sì, ti invito a cliccare sul link che è nella descrizione di questo video.